Un sì alla TAP, ma con asterisco. E non è questione di poco conto se chi si esprime è un deputato del Partito Democratico che parla all'indomani del pronunciamento chiaro di Matteo Renzi da Bari, il gasdotto si fa, ma forse c'è ancora spazio per valutare approdi alternativi, e del responso, stavolta tranciante, del ministro dell'Ambiente Galletti, che ha chiuso nettamente all'ipotesi di modifiche al progetto. Chi parla è Fritz Massa, convinto della realizzazione del gasdotto di Transadriatic Pipeline, ma il parlamentare democratico non rinuncia a mettere i puntini sulle i, ritenendo naturale che il territorio benefici di compensazioni perché la bilancia di oneri e onori sia per il territorio sostanzialmente in equilibrio. E immagina investimenti che potrebbero essere utilizzati anche per contrastare l'erosione delle coste salentine. Se si impegna un territorio per un'opera che ha una valenza strategica nazionale ed europea, certo, è giusto, come devo dire, sta nelle cose che quel territorio riceva investimenti produttivi veri che in qualche misura riequilibrino un equilibrio tra l'onere che il territorio sopporta e i benefici che riceve. Ora, lì noi abbiamo un enorme problema col costone. Certo. Con le spiagge è possibile fare un grande investimento per salvaguardare quel territorio? Io penso che alla fine i benefici sarebbero superiori ai costi. Legambiente, per voce del presidente regionale Francesco Tarantini, sottolinea proprio le discrepanze non lievi tra la posizione del Premier, da cui ci si attenderebbe una linea di indirizzo non soggetta a modifiche o a interpretazioni da parte di componenti dell'esecutivo, e quella del ministro dell'Ambiente. Noi riteniamo che il gasdotto vada fatto, però vada trovato un accordo su un eventuale spostamento di un punto di approdo, che è quello che si è sempre detto sin dall'inizio. Il Premier Renzi è stato ottimista, il Ministro Galletti, che ieri tra l'altro è stato a Bari, sono stato alla Fiera del Levante, ha una variante nel punto di approdo, non ha accennato proprio. Ed evoca Tarantini un rischio che ad oggi non è scongiurato, ossia che il territorio corra il pericolo di dover sostenere l'impatto di un'altra opera imponente, il gasdotto di Otranto, e sarebbero due. Secondo noi, lo stiamo rilanciando da tempo, rimane un altro punto interrogativo. Ammettendo che si trova un punto alternativo, si realizza il gasdotto, a me non sembra che si siano chiuse le procedure in negativo per quanto riguarda il gasdotto di Otranto. Rimane sempre la procedura aperta del gasdotto di Otranto, quindi io non vorrei che la Puglia, che ha dato tanto, come diceva il presidente Vendola nella presentazione, nella giornata di inaugurazione della Fiera del Levante, ha dato tanto dal punto di vista della produzione energetica, anche della produzione energetica da fonti fossili, ricordiamo, Cerano, si trovi poi ad avere non uno ma addirittura due gasdotti.